Ehi dai, non fare il pigro! Ricordati di iscriverti al canale e clicca la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oh, finalmente, scusatemi il ritardo, ma è arrivato il momento di fare due paroline sul nuovo buff di Kabam, ovvero il buon Magneto. Allora, Magneto lo aspettavamo da tantissimo, ci sono meme che girano su di me, visto che l'ho trovato, come vedete, ben 4 volte, 0, 2, 4, 6, esatto 4 volte, e tutti sappiamo che era un PG veramente che non aveva alcun tipo di giustizia, amatissimo nel mondo Marvel, nel mondo dei fumetti, potentissimo nella sua appunto controparte fumettistica eccetera, ma in game è sempre stato un PG veramente molto deludente. Oggi ci concentreremo a parlare di Magneto rosso, visto che il bianco non l'ho rangato. Comunque è un buff molto meno riuscito il bianco rispetto al rosso, a mio avviso. Che dire, hanno trasformato un PG veramente scarsissimo in una bestia assoluta, veramente è diventato uno dei mutanti più forti del game. La cosa principale, prima di buttarci nella scheda, è che lo hanno reso effettivamente, come doveva essere, una nemesi assoluta per tutti i PG metallici. Quindi ora state vedendo i PG che hanno il tag metallo in game, che come vedete sono tantissimi, e contro tutti questi PG Magneto è diventato una bestia assoluta. Allora andiamo a vederci un attimo la scheda insieme. Allora, innanzitutto c'è da dire che Magneto va benissimo anche singolo. La sua abilità chiave è interessante, ma non è assolutamente fondamentale. Allora, la mutazione di Magneto raggiunge il livello Omega, impedendogli di perdere un tot, quindi come prima, di salute ogni singola fonte di danno, eccetto i danni dovuti all'attacco speciale 3. Quindi praticamente, se lo avete doppio e subite dei colpi che non sono speciale 3, riducete questo danno. Ottiene anche un tot alla resistenza critica alla penetrazione e blocco quando hai modalità magnete, poi vediamo. Questo bonus incrementa del 100% e gli attacchi pesanti infliggono un'esplosione extra di un tot di danni energia. Il playstyle di Magneto si basa moltissimo sugli attacchi pesanti, quindi è sicuramente un plus. Andiamo a vedere. Allora, eccola qui l'abilità principale, ovvero magnetismo. Affrontando campioni con tag metallo, gli avversari con tag metallo, che sono quelli che vi ho fatto vedere prima, subiscono un effetto passivo magnetizzato che viene applicato un secondo dopo l'inizio dello scontro. Quindi vedete l'iconcina con l'elmetto di Magneto che compare un secondo dopo l'inizio dello scontro e ha le seguenti conseguenze. Allora, meno 70% alla precisione abilità, solo se sono tag metallo, senza fare nulla, e meno 105% al tasso rigenerazione. Quindi di base contro i tag metallo voi avete 70% riduzione di abilità e riduzione della rigenerazione, quasi una leggera inversione. Mutazione, gli attacchi di Magneto infliggono danni energia anziché fisici, quindi altro PG ottimo per counterare Korg, Electro eccetera eccetera. I debuff sanguinamento e shock in arrivo subiscono meno 90% dell'efficacia, quindi sostanzialmente Magneto è come se fosse immune a sangue e a shock. Anzi, il fatto che sia una riduzione sul sangue del 90% e non una vera e propria immunità lo rende ancora meglio da usare con i suicidi, perché come Corvo subisce il debuff ma 90% di danno in meno, con forza di volontà rigenerate anche, quindi una gran figata. Allora, se siete in modalità magnete, più 50% alla percentuale di blocco perfetto, più tot al rating attacco, e gli attacchi non possono essere autobloccati né andare a vuoto. Allora, in magnete ignora i malus classe, ovvero durante gli scontri dove Magneto ha un malus classe, rimuove la sua penalità d'attacco e il suo avversario perde i bonus. Quindi quando affrontate un PG tecnico, sostanzialmente voi non avete il malus e lui non ha il bonus contro di voi. Mandare al tappeto un avversario, probabilità per il 100% di ottenere un buff prodezza. Magneto si basa tutto sulle prodezze a livello di danno di durata indefinita, che viene rimosso dopo il prossimo attacco speciale, quindi le prodezze si scaricano con gli attacchi speciali, e conferisce 20% in più al danno speciale per ogni prodezza, numero massimo di 5. Se siete magnete, nessun limite di distanza. Quando si carica un attacco pesante, è qui che inizia appunto il suo playstyle. Il campo di forza di Magneto gli conferisce un buff inarrestabile, quindi potete caricare tranquillamente l'attacco pesante senza rischiare di essere interrotti. Se viene colpito durante l'attacco pesante, questo effetto va in cooldown per tot secondi. In magnete il cooldown è ridotto di 10 secondi. Se viene mantenuta la posizione di attacco pesante per 0.7 secondi, c'è una probabilità per il 100% per ogni buff prodezza di
ottenere un altro buff prodezza, quindi raddoppiare le prodezze che conferiscono un tot di danno, eccetera, eccetera. Questo raddoppio numero di massimo distanza è 40. Debuff sanguinamenti migliorati: se siete magnete, i debuff sanguinamento personali si trasformano in sanguinamenti che infliggono un tot di danni fisici quando terminano. Quindi sono sanguinamenti che quando scadono fanno un'esplosione di danno. Se l'avversario è immune a sangue, cosa molto importante, provoca invece un debuff squarcio armatura che riduce il rating armatura di parecchio. Attacco speciale 1, non hanno cambiato le mosse a differenza del magneto bianco dove l'hanno invertite, 100% di chance di causare sanguinamento, quindi infligge sanguinamento normalmente. Se l'avversario ha un debuff squarcio armatura provoca un ulteriore sanguinamento e in magnete un altro sanguinamento aggiuntivo. L'attacco speciale 2, probabilità per il 100% di provocare squarcio armatura, bello tosto, che riduce il rating armatura di 1400. Questo squarcio armatura non è cumulativo ma viene riapplicato ogni volta che magneto ottiene l'effetto prodezza, quindi quando voi fate la prima special 2 applicate la prima volta uno squarcio armatura, vi basterà continuamente fare attacchi pesanti e ottenere le prodezze per continuamente rinnovare, quindi mantenere squarcio armatura praticamente per tutto lo scontro. Attacco speciale 3, qui arriva la vera bomba, avrete visto dei numeri importanti. Se l'avversario è un campione con tag eroe, magneto ha una probabilità per il 100% di ottenere un buff furia da 30 secondi che gli conferisce un tot all'attacco. In magnete, quindi contro i metallici, probabilità per il 100% di ottenere un buff furia che conferisce un tot all'attacco, che è uguale a quello contro i tag eroi, e ogni buff prodezza su un magneto una probabilità pari al 70% di provocare un debuff sanguinamento che infligge un tot di danni. Quindi qual è il playstyle di magneto? Allora, idealmente caricare tante più prodezze che potete con l'attacco pesante, fare una special 2 per applicare squarcio armatura, ricontinuare a caricare le prodezze, arrivare alla special 3 e vedete che farete dei danni esagerati. Il sanguinamento è fortissimo, se scade ed è magnete fa un burst di danno allucinante, e quindi con lo squarcio armatura anche veramente raggiungete dei numeri incredibili. Veramente i tag metallo vengono demoliti da magneto. È proprio una soddisfazione assurda. Bene, ora che abbiamo visto la scheda, abbiamo letto quali sono state le migliorie applicate alle sue abilità, io direi di andare a farci un giro in reame e provare un attimino il nostro Eric. Eccoci qua. Allora, Magneto ha anche delle sinergie parecchio interessanti, ovvero con Wolverine, Mojo, Guillotine e Modok, mentre affronta campioni con tag metallo, gli attacchi speciali ottengono anche un tot in più al rating attack e costano meno in potere, quindi ottimo. Poi con Magic, Fenomeno, Scarlet e Sabertooth mette al tappeto l'avversario da una probabilità per il 100% di provocare un debuff blocco guarigione, se in magnete provoca blocco guarigione passivo, veramente ottimo anche questo, quindi ci mettiamo Magic. Quando affronta campioni con tang eroi, gli attacchi speciali ottengono tot il rating attacco e tiene lui un buff crudeltà che incrementa l'800 il rating danno critico, ottimo anche questo. I debuff personali di squarcio armatura e sanguinamento ottengono più 20% alla durata, direi che anche questo è ottimo. Poi ce ne sono altre, attacco, rating critico, diciamo sinergie minori, ma quelle che abbiamo utilizzato sono veramente veramente molto molto fighe. Anche questa è ottima come team mutante, colpi messi a segno dei mutanti durante gli attacchi speciali ottengono 12% in più al rating attacco. Ok, allora iniziamo con il nostro soldatino. Allora, il nostro soldatino come vedete ha il tag metallo, quindi perfetto. Prendiamo il nostro magneto e vediamo di arrivare ad una mega super SP3. Allora, innanzitutto magnetico, avete visto, è arrivato. Il consiglio è quello di tenere l'attacco pesante stando attenti al timer in alto dello stordimento più che si può. Quindi la tecnica che voglio provare ad usare è quella di fare più prodezze possibili, fare una special 2 per applicare lo squarcio armatura, rinnovare lo squarcio armatura e poi arrivare alla nostra mega SP3 che dovrebbe mettere fine al buon soldatino. Allora vediamo, abbiamo 30 prodezze, ottimo, facciamo qualcuna in più, ok, ok, ora spariamo la nostra special 2, come vedete già 75.000 di danno, veramente assurdo. Ora continuiamo a caricare, come vedete lo squarcio armatura si rinnova continuamente, abbiamo 33 prodezze. Guardate anche solo il danno
della special, cioè della pesante. Io ho i suicidi, ragazzi, ricordatevi che ho i suicidi, che con Magneto sono favolosi, ma anche senza suicidi vi garantisco che il danno è veramente veramente notevole. Abbiamo un bel po' di prodezze, vediamo di farne ancora un pochino, se magari soldatino decidesse di venirmi addosso quando dico io. Ci sono scadute le prodezze, quindi le dobbiamo rifare. Reame per intelligenza artificiale non è il massimo per fare questa prova, ma tant'è che questo abbiamo. Ok, abbiamo 40 prodezze, spariamo la nostra special 3 e vediamo cosa succede. Mi immagino che il nostro soldato esploderà. Guardate il danno anche solo della special, e poi arrivano i sanguinamenti. 93.000 di danno, guardate, 6.800 a tick di sanguinamento, non lo tocco neanche più. E guardate l'esplosione, non faremo neanche in tempo a vedere l'esplosione probabilmente. 39.000 di esplosione di danno, veramente allucinante. Direi che è stato talmente veloce lo scontro che possiamo farci anche Cap Marvel e vediamo come si comporta su un avversario che non è metallo, perché se non ricordo male Cap Marvel non dovrebbe essere metallo. Vediamo, vediamo. Comunque vi assicuro che la sua porca figura la fa comunque. Dovete solo stare un po' attenti al discorso della pesante, ma adesso vi farò vedere anche che l'inarrestabile aiuta molto, vedete, anche a caricare. Poi mi sono fatto colpire facendo la pesante, perché tanto con l'inarrestabile non vi interrompe in sostanza. Abbiamo 7 prodezze. Come vedete anche il blocco guarigione ogni volta che va al tappeto, cosa super super figa. Ok, abbiamo 30 prodezze, carichiamone ancora un pelino, 35 vanno bene, 25 non mi piace, ne vorrei avere un po' di più. Ok, ok, special 2, 45.000, squarcio armatura è arrivato. Ora lo rinnoviamo con le nostre prodezze e andiamo dritti filati alla special 3. Ok, abbiamo 29 prodezze, 35 prodezze. Aia. Dai, Cap Marvel. Anche un buon raggio la pesante, quindi riuscite a caricarla anche abbastanza bene. 35 prodezze, via! Abbiamo pure preso il 20%, vediamo cosa succede. Guardate la vita come scende. 89.000 e ora il sanguinamento farà il resto. Non ci sarà l'esplosione di danno perché Cap Marvel non è metallo, quindi come vedete quando è scaduto il sanguinamento non abbiamo avuto l'esplosione, ma tant'è che gli abbiamo comunque fatto una marea di danno. Penso che la prossima SP2 si rivelerà decisamente letale. Vediamo un attimo. Ok, 23, cerchiamo di farne il più possibile. Ok, vedete, carico. Ok, non è letale, ma poco ci manca. Vediamo anche il danno della SP1. Non ha criticato, ma un buon sanguinamento anche qui. Come vedete, la differenza tra affrontare i tag metallo e i non tag metallo decisamente c'è. Però anche qui 11.000 di pesante, diciamo che non ci lamentiamo affatto. Ok, Cap Marvel comunque è andata, non giocando neanche perfettamente, in 58 colpi, raga, 58 colpi. Ve lo ricordate prima Magneto? Bene ragazzi, ora vi lascio al solito a un paio di clip che ho preparato per voi per farvi vedere Magneto in due scontri veramente fighissimi. Uno è
Crossbones boss di atto 6, che è veramente una nemesi per molti, e Magneto LPG perfetto per farlo, e poi anche come si comporta contro Iron Man Infinity War dello Summoner Showdown, ultimo capitolo che è uscito questa settimana. Veramente altri due matchup favolosi, anche Iron Man Infinity War matchup favoloso per Magneto, non hai lo svantaggio classe, metallo, squarcia armatura, e quindi veramente se la cava da Dio. Ci vediamo dopo i video per i saluti. Ok ragazzi, spero che i video vi siano piaciuti. Che dire di Magneto? Probabilmente uno dei migliori, se non il miglior rework buff mai fatto da Kabam. Se rifacessi la mia classifica dei PG buffati adesso, Magneto veramente si contenderebbe probabilmente la prima o la seconda posizione. Che dire, soprattutto la sua grandissima utilità sta nel fatto che una stragrande maggioranza di PG con tag metallo sono dei difensori rognosissimi: Annihilus, Doom, Darkhawk, tutti PG veramente super odiosi da affrontare, che si basano sulle armature. Magneto ha la riduzione abilità, la riduzione di rigenerazione, gli squash armatura, un danno enorme, una possibilità incredibile di reggere i suicidi. Quindi che dire, veramente sono super contento di questo buff. Hanno dato al game e ai player un PG che
quasi tutti hanno, perché è veramente uno dei più vecchi e più storici del gioco, ma che adesso può essere, anzi deve essere rispolverato, perché veramente avrà tantissimo da dire anche nelle prossime stagioni War, in Aku, negli eventi, eccetera eccetera. Quindi se il video vi è piaciuto, al solito un pollicione in su per me e per Magneto, condividete con amici, parenti, cani, gatti e cincillà. Noi ci vediamo presto sul canale, una buona serata a tutti, ciao!